a 12 Futurosa, poi Ancona 8, Umberti De 6 insieme a Rovigo, mentre è iniziata la partita in questo momento con la prima palla che viene giocata da Stroscio, poi il primo canestro che ha nelle sue file Ilaria Morigone di Parmesani, e dall'altra parte c'è subito la ripartenza con la Stroscio ben marcata, ma trova sempre Cubellaro da 3 ad Angelo. Tiro di D'Angelo non è preciso, ma sul rimbalzo Baldi ruba il pallone e serve ancora fuori Stroscio. E poi Baldi Frustaci, compagna che prova a impostare il gioco. Stroscio, azione personale, canestro, Pompei. Questa gara che vale per la 13ª giornata. Scarpato Pompei, si prepara il tiro, se lo costruisce, va a realizzare Umbertide, ancora il tiro e realizza Nori. Risultato dei primi 10 minuti di gioco effettivo. Adesso Gian Angeli, e poi il pubblico reclama un fallo, adesso c'è il tiro, il rimbalzo caparbio di Baldi, e poi adesso il tiro di Colli. Verona, Pompei. Baldi, Stroscio si prepara per il tiro da 3 che realizza Morigone, Verona, e poi Parmesani. 3 secondi, deve tirare D'Angelo e va a realizzare. Questo è per D'Angelo che va a sbagliare, ma conquista il rimbalzo. Ancora D'Angelo, ancora Stroscio va a impostare il gioco, prova lei a tirare, realizza. Scarico di Nori per Frustaci che va ancora D'Angelo, D'Angelo con 3 persone sopra, va a tirare, realizza. Partita la squadra di casa che è in avanti nel punteggio. Scarpato Morigone, prova lei il tiro che realizza. Il rimbalzo è per Gian Angeli che ancora si libera e va a realizzare. Il terzo tempo, prima dell'ultimo riposo, azione personale, verificare tutto con disattenzione difensiva. Stroscio realizza. Umbra che se vince va un passo avanti in classifica. Pompei, Arpo perde palla 2 volte, poi la viene riconquistata. Adesso 7 minuti preziosi e poi Paolocci sbaglia l'appoggio e Turel se ne approfitta. Poi il secondo, Parmesani a rimbalzo dall'altra parte, più 13 e vai, adesso il tiro da 3. Ancora Pompei, palla in mano, lo scarico e il canestro. Prova lei la bomba che va dentro. Stroscio, Pompei si butta dentro, e poi l'appoggio a D'Angelo, l'intervento di Pompei. Parmesani chiusa, poi il tiro e il canestro di Verona che gioca in attacco, deve recuperare 4 lunghezze. Scarpato, queste sono le 5 messe in campo. 2 secondi, l'errore a canestro e la vittoria di Umbertide. Parmesani ha sbagliato.